Eccomi qua, tornata con un nuovissimo video. Scusatemi se venerdì scorso non ho caricato il video. Questo video non so se lo voglio caricare prima di venerdì o dopo. Comunque sì, al massimo lo vedete venerdì, perché ho deciso che il mio giorno sarà venerdì ogni volta che carico un video. Però venerdì scorso ero a Londra, sono tornata da Londra e quindi sinceramente non mi ero preparato un video precedente, quindi scusatemi. Allora, io e il mio bellissimo maglione giallo, mi piace da Dio sto maglione, ragazze. Vi lascio il video su dove l'ho comprato, nel pallino I, che penso sia qua in alto, però non ne sono sicura. Volevo fare il video sui miei acquisti di Londra, ma lo farò successivamente perché alcune cose le ho messe da lavare. Quindi voglio farvi vedere tutto ciò che ho acquistato, sia a Londra sia qua, sia nell'ultimo periodo. E quindi aspetto che arrivino le ultime cose che ho messo da lavare. Nel frattempo io cosa vi faccio? Vi giro il video sui prodotti promossi e bocciati del mese di gennaio. Primo video, spero di continuare questa categoria in realtà, perché non sono mai stata continuativa nel caricare video per quanto riguarda i prodotti promossi e bocciati. Bene o male i prodotti finiti una volta ogni due mesi li faccio, però i prodotti promossi e bocciati non so perché, no, non riesco. Comunque, per quanto riguarda il mese di gennaio, io adesso ce li ho. Partiamo dai prodotti. No, allora, sono due deodoranti. Ah, ragazzi, devo parlare anche di questo, di due deodoranti. Allora, vi faccio vedere il primo che ho comprato un po' di tempo fa, in realtà. Vi faccio vedere. È questo qua, della Vivi Verde Coop. Vi avvicino il tutto. E non metta fuoco, ovviamente, perché metterà fuoco. Su, dai, eccolo qua, eccolo qui. Questo qua è il deodorante della Vivi Verde Coop, questo qui con la strisciolina viola, eccolo qua, delicato, roll on. Allora, io solitamente appunto prendo i deodoranti, scusatemi, roll on, solitamente li prendo e anche stavolta sono troppo lontana. L'ho fatto, volevo provare un deodorante naturale perché sono sempre stata stuzzicata all'idea di provare qualcosa di naturale e quindi ho detto stavolta proviamo, sai che c'è, che cambia. Ero passata alla Coop, li ho visti a tipo 2 euro, quindi anche meno del prezzo di un deodorante per esempio Nivea. Ho detto ma sai che c'è, ma io me lo compro e proviamo. La prima volta è stato abbastanza efficace, ma la seconda volta, la terza volta, tutte le volte a seguire, no, non mi è servita niente, non, io ho bisogno di abbastanza protezione, un deodorante, mi dispiace, naturale a me, almeno questo qua, io l'unico che ho provato, non mi dà nulla, io ragazze non mi ci sono trovata per niente bene, può avere tutti i più buoni ingredienti di questo mondo, ma mi dispiace, ma mi tocca bocciarlo perché se avete bisogno di un deodorante che vi protegga e non vi faccia puzzare, questo qua non è assolutamente buono, non mi è piaciuto, no, assolutamente. E come boccio anche un deodorante, sempre senza molte cose, però è il Dove Pure, no, profumo, parabeni, coloranti, alcol, 24 ore. È un deodorante stavolta che ha questo tipo di applicatore, quindi a spray. E perché non mi è piaciuto? Perché anche questo non mi tiene niente, mi tiene forse un po' più del deodorante della Vivi Verde, eh? Devo essere sincera, però non ci siamo neanche qua, ragazze. Io mi sa che dovrò tornare sui deodoranti Nivea, ahimè, so che fanno cagare perché c'è dentro l'alluminio e altre vaccate del genere, ma non ci siamo neanche col deodorante Dove, questo qua, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Ha un po' di problemi sulla messa a fuoco questa macchina, ho visto, eh? Eccolo qua. E quindi questi due non mi sono assolutamente piaciuti. Vi cito, passando però al make up, un altro prodotto che non mi è piaciuto. Ed è questo mascara qui, Rimmel, lo Scandalize Rocking Curves, stavolta nel packaging nero. Ho bocciato sia quello nel packaging come si dice, nel packaging
rosso. Stavo dicendo, sono tornata con un rossetto power. No, mi sono messa il rossetto perché solitamente già questo rossetto non lo uso. Poi anche i rossetti in generale non utilizzo, quindi ho detto, sentite, per fare i video però almeno ci provo. E utilizzo un po' qualcosa. Mi ha fatto stacchi e lo boccio. Lo boccio, lo boccio, lo boccio. Questo qua appunto è lo Scandalize di Rimmel in Rocking Curves, perché non fa sostanzialmente nulla, 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 nulla. Scurisce un po' le ciglia, sì, questa è l'unica cosa che fa, però nulla di più. Ora vi avvicino e vi faccio vedere lo scovolino. A parte che lo scovolino è esageratamente troppo, troppo grande. Non può essere così grande, vi faccio vedere rispetto al mio occhio. Cioè, vedete? Uno non può star lì e fare tutta questa fatica per mettersi un mascara. È davvero troppo grande, ragazzi. Quindi rimmel già devi modificare. A parte la formulazione di questo affare, torna a me. A parte la formulazione, appunto, stavo dicendo di questo mascara. Scusate, mi ho messo un attimo dritto perché eravate. Perché non ci piace, non ci piace, non ci piace. Non fa nulla, nulla, nulla. Non incurva, non allunga. Non volumizza niente, come se mettessi acqua fresca sul, no, giusto per squalire le ciglia e basta. E poi lo scovolino è esageratamente troppo grande, mi sporco ogni minima volta che applico questo affare, anche se sto attenta. Io lo utilizzo, ho finito il rosso, ora voglio finire questo qua nero e poi finalmente li ho finiti. Erano tutti i mascara che mi ha dato mia mamma, quindi li finisco perché. Prodotti invece che mi sono piaciuti tantissimo, allora vi cito un prodotto che non mi aspettavo facesse così tanto effetto. Allora, è questa cos'è? Mousse detergente lenitiva della Sant'Angelica. La utilizzo ogni mattina appena sveglia. Allora, come potete vedere, ha questo pompettina qua e quando esce a schiuma. È un liquido. E quando appunto voi premete il contenuto all'interno non esce liquido, ma esce bensì a schiumetta. È senza conservanti, coloranti, profumo, glutine, lattosio e è dermatologicamente testata. È appunto della Sant'Angelica e della linea Sensitive Skin e mi piace tantissimo perché davvero vi rende la pelle molto molto morbida, più pulita, non lo so, mi sta piacendo tantissimo. Trovo che sia molto molto valida. 6 mesi di scadenza, un PAO di 6 mesi e un quantitativo di 150 ml. Non so dirvi quanto costi perché a me è stata regalata una serie di questi prodotti Sant'Angelica, compresa appunto questa, e infatti come potete vedere in nemmeno un mese ne ho fatte fuori tantissima. Mi è piaciuta un sacco. Mia mamma è tipo la terza volta che finisce questo prodotto. Che lei si sta trovando molto 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 bene, quindi se passate in farmacia, perché so che i prodotti Sant'Angelica sono venduti in farmacia o parafarmacie, io vi invito a provare assolutamente questa mousse detergente perché è davvero 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 valida. Poi, tenendo sempre prodotti make-up, vi mostro questo qua che tra poco andrà anche nei prodotti finiti perché non ne rimane davvero tantissimo, anzi è quasi quasi finita. Ce l'ho da un po' di tempo in realtà, forse 2 o 3 anni. Ed è scaduta a un po' di un anno, quindi figuriamoci. Però comunque io mi ci sono trovata molto molto bene, nonostante forse la tonalità medium to dark skin. Mi è piaciuta tantissimo, ha un ottimo sapore di Essence della linea My Skin e della BB Cream. Non so se è ancora in produzione in realtà, perché non mi sono informata, colpa mia. Ad ogni modo io vi faccio una recensione breve e vi dico soltanto che mi è piaciuta un sacco, perché vi dà questo colorito un po' più sano. Nonostante sia molto più scura del mio incarnato, riesco mo comunque a modularla molto molto bene, a uniformare bene con il mio colore e a non sembrare una abbronzata il 30 di gennaio, no, il 2 di febbraio, e è palesemente una cosa. Comunque mi sta piacendo davvero tantissimo. Ora, questo è il mio rubinetto. Dai, abbiamo il rubinetto che fa dei problemi. Intanto salta su e inizia a fare sti versi. Ci parlerò sopra, come stavo facendo fino adesso. Eccola. Comunque,
sia, mi piace tantissimo, penso che abbia un prezzo intorno ai 3-4 euro e la straconsiglio. Altro prodotto rivelazione è un blush, e questo ve ne parlo perché non so se può essere venduto singolarmente in Italia, se fa spedizioni online o no. Fatto sta che è un blush della Just Cosmetics, è questo blushino qua, eccolo qui, Just Cosmetics Chicken Glow, ed è il 50 peony. Mi piace tantissimo, ha una pigmentazione molto 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 elevata, non mi aspettavo tutta questa scrivenza da un blushettino del genere. Ha un PAO di 24 mesi, è stato fatto in Italia e ci sono dentro 5 grammi di prodotto. Arrivo, scusatemi, ma ho fatto smettere io il lavandino. E mi è piaciuta tantissimo, ha un'ottima pigmentazione molto elevata, peccato che quando mi sia arrivato mi è arrivato già un po' alzato e pian piano con gli utilizzi si sta frantumando. Fatto sta che comunque avete visto che ne ho utilizzato tantissimo, quindi assolutamente approvato il blush Just Cosmetics. E poi vi parlo di ultimi due profumi, sono due profumi che mi sono stati regalati per Natale. Sono due profumi di Zara, sono il Red Vanilla e il Femme. Li ho utilizzati tutti e due molto 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 in quest'ultimo periodo. Allora, il Femme intanto vi dico già che sono tutti e due da 100 ml e sono, li potete anche acquistare insieme al prezzo di 15 euro circa. Due profumi da 100 ml che non è male, altrimenti si possono anche trovare, mi sa, presi come singolo o anche di altre fragranze ovviamente. Valutate i profumi di Zara perché io non li avevo mai valutati, e invece tanto di cappello. Allora, il Femme è praticamente il l'Hypnotic Poison, uguale, spiaccicato. Infatti se volete un dupe dell'Hypnotic Poison vi consiglio il Femme, andate a provare, è questo qua con la confezione appunto tutta bianca. Il Red Vanilla o Vaniglia invece ha un profumo che a me sa di fruttato, floreale, non lo so, e mi piace tantissimo, mi piace molto di più dell'Hypnotic Poison, perché a me l'Hypnotic Poison piace fino lì. Mi piace, è molto molto buono. Io ragazzi, nel descrivere i profumi oltre floreale e fruttato non saprei neanche che altro dirvi. Andatelo a usare da Zara se ce li avete, se avete una Zara nella vostra città che vende anche i profumini e trovate questi due, ragazzi annusateli, perché secondo me ne vale la pena. Magari vi innamorerete, al posto di spendere 600 euro per l'Hypnotic Poison andate a prendere il Femme. Oh, madonna, che buono. Mi piace molto di più il Red Vanilla in realtà. Io lo chiamo vaniglia, non so se si dice vaniglia, qual che sia, Red Vaniglia, dai. Sono tutti e due appunto da 100 e tanto di cappello e profumi di Zara, appunto come ho appena accennato. Resistono molto, hanno delle ottime profumazioni, un bel range di profumazioni e mi sono piaciuti tantissimo. Ora ragazze, vi saluto perché il video dei miei prodotti promossi e bocciati è finito. Io vi lascio ai video precedenti se vi interessa qualcosa, o al prossimo venerdì con un prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso fatemelo sapere con un pollicino in su e iscrivendovi al canale. E niente, io vi saluto e tanti